Ciao a tutti i criptomani, ben trovati in questa nuova videoanalisi. Oggi parleremo di Bitcoin, ovviamente di Ethereum, e vi proporrò, visto che tanti di voi sono trader e sono ovviamente convinti di essere fortissimi, vediamo se siete così forti perché ho creato con la mia società la prima certificazione teorico-pratica da fare sui mercati. Ovviamente ci sarà un test teorico, un test pratico, ma lo vedremo tra poco. Intanto non sono consigli finanziari, ma è la mia visione didattica sui mercati. L'ultima volta vi ho fatto vedere un video in cui parlavo di come e quando potrebbe finire il mercato orso. Andiamo a capire cosa sta accadendo sui mercati con i grafici settimanali. Allora, come vi ho detto pochi giorni fa, il mercato è fortemente ribasista, ma non servivo di certo io. Ovviamente io lo dico da un po' più di tempo di altri, però ecco, questo è poco importante. Adesso ci interessa capire come comportarci, no? In questa fase. Allora, la dinamica trova bloccato Bitcoin a 16.000 da almeno 3 settimane. Ha trovato un bel muro. Quando, diciamo, si presenta un mercato e un livello così importante, noi non facciamo altro che segnarcelo, perché sarà importante anche per il futuro. Ciò che vale oggi non è detto che si ripeterà in futuro, però potrebbe avere una sua rilevanza. E noi l'andiamo a marcare perché comunque starci sopra 3 settimane identifica e offre valore a quel livello lì, e lo andiamo subito a marcare. Allora, la tendenza settimanale rimane ribassista. L'incertezza di questa candela dimostra una fase di indecisione, anche se non inverte la tendenza, quindi il mercato rimane fortemente negativo. E per quanto riguarda Bitcoin, la fase attuale è difficile da leggersi, perché se andiamo a vederci il grafico giornaliero, eccolo qua. Vedete come, no? Trovi vigore su queste zone supportive, però non c'è ancora nessuna indicazione di possibile ripartenza anche di breve periodo, perché magari un rimbalzo, oltre a questo qua già avvenuto, diciamo, potrebbe offrirlo a Bitcoin. E questa qua è una dinamica interessante. La cosa da fare però in questi casi qua è non inventarsi chissà cosa, ma semplicemente seguire l'andamento del mercato. Ricordatevi di seguire il mercato fino a quando il mercato non propone cose opposte. In questo caso specifico, andare ad operare con tanti soldi vorrebbe dire mettere a rischio capitale diciamo, e gestione. Per noi è fondamentale essere sempre lucidi nella gestione, perciò ricordatevi di rischiare quanto potete mentalmente gestire, perché ci saranno momenti in cui si andrà in tendenza, qui la tendenza è negativa. Se tu acquisti e basta, questo mercato qua è meglio che lo lasci perdere fin quando non ci saranno indicazioni di inversione palesi. Mi raccomando. Andiamo a vederci poi Ethereum, che dicevo, come dico da un po' di tempo, sta ancora toccando quei livelli che ora pure molto importanti, 1070. Tanti erano convinti che io dicessi una stronzata. Ragazzi, 1070 ci stiamo sopra. Il livello che ha toccato Ethereum come minimo è stato 1074, anche qualcosina in meno, 1073. Quindi quando faccio le analisi le faccio sempre con costrutto e con una metodica ripetitiva, non è che sto qui a dire cavolate. Quindi cercate di avere, così, di approcciare con metodo alle vostre analisi, nel senso, anche se apro un grafico X che non conosco, ora tra poco lo vediamo, ma cerco sempre di approcciare con la massima chiarezza di idee, è fondamentale. Torniamo sul livello supportivo, siamo ancora qua. A differenza di Bitcoin, vale una zona che ha storia, non è una nuova storia, ma una vecchia storia, e è molto forte. Il grafico settimanale ovviamente dimostra anche qua l'incertezza, seppur più forte ribasso rispetto a Bitcoin, che lo ha fatto prima, diciamo così, lo ha preceduto, e il mercato sta continuando a muoversi a ribasso. Questo è fuori discussione. Perciò mi raccomando, cercate di essere oggettivi nel leggere l'operatività. Mai pensare di o fare che, ma sempre oggettivi. Il metodo deve essere ripetibile, non deve essere il vostro metodo a sensazione. Poi volevo vedere insieme a voi Ripple, che ha mosso una buona tendenza fino a poche settimane fa, poi completamente così invertita. Io, diciamo, dicevo chiaramente che c'erano dei livelli importantissimi, eccoli qua. Un livello chiave per me era in zona 0,57, diciamo così, fra i 0,56 e 0,57. 0,57 è il livello che deve rompere per me, per darmi quella voglia di dire: oh, compro Ripple, ok? E per seguire la scia, ovviamente, se parliamo di accumulazione, possiamo farlo anche a 0,32, 0,35, va bene, secondo la mia visione. Ovviamente, però, va vista la tendenza è ancora fortemente rialzista e ribassista sul lungo periodo, perciò per
Perché forzare la mano? È importante essere sempre molto razionali nel gestire l'operazione e anche appunto prima dell'operazione le analisi. Quindi che possiamo che dire? Il mercato qua è ribassista settimanalmente, il grafico daily dimostra debolezza incredibile, il grafico è molto simile a Bitcoin, come vedete c'è un livello che siamo messo più volte che tocca 0,3350 e sta qui a fare su e giù, ma non c'è nulla di dinamico, no? Non ci porta a pensare che tra mezz'ora potrebbe partire e fare 800 per. Quindi ecco, siamo attenti a non credere che noi potremmo influenzare il mercato con le nostre idee fantascientifiche, ma lavoriamo seguendo quello che il mercato propone. Seguiamo il mercato, non so più come dirvelo. Per esempio, il mercato ci dimostra che LTC, ovvero Litecoin, è una super cripto, perché quando tutte quante scendono, Litecoin continua a creare delle dinamiche estremamente positive. Questo grafico settimanale, ora vi mostro un attimo lo zoom. Allora, Litecoin era fra le poche che doveva uscire da una zona, diciamo così, di blocco che stava fra i 65 e i 50, grosso modo. Ovviamente ha sofferto del ribasso, no? Quello proprio clamoroso di 3 settimane fa, però nonostante queste sparate incredibili da un mercato che è stato fortemente influenzato da FTX e di conseguenza, ragazzi, il tempo ora sono già passate quasi 3 settimane e il mercato comunque ha subito questa pressione causa quella news, però un mercato che nonostante tutto sta dimostrando una grande forza a rialzo. Allora, grazie a questo weekly, vediamoci il daily. Il daily parla chiaro, ci sono delle zone importanti che potevamo ovviamente gestire, vedete questa tendenza rialzista, no? Ok. Allora, questa tendenza rialzista viene qua rotta, essendo rotta noi ci portiamo a casa eventualmente lo stop in profitto perché già stavamo operando sull'LTC, lato trading. E queste candele rosse non ci danno, no? Non ci offrono spunti particolarmente positivi. E per quanto riguarda invece la tendenza attuale, andiamo a fare proprio il passo in avanti, prendiamoci dei bei minimucci, dei bei massimi crescenti. Eccolo qua, un altro mini trend rialzista. Un mini trend che se riuscirà a rompere i 70 potrebbe addirittura invertire la tendenza di LTC. Adesso la domanda è: ma perché Bitcoin sta ancora giù e LTC sta su? Per diversi motivi, LTC comunque è una cripto storica, valida, velocissima, non ha quel valore di mercato. LTC ha perso, vediamoci il settimanale, perché è giusto anche far capire le cose. LTC ha perso dai massimi, allora, tanto vedete che esteriormente ha fatto dei massimi leggermente superiori a quelli che toccò nel 2018. È già una cosa importante da mettere agli atti. Dai massimi attuali, Litecoin ci fa vedere questo. Un meno 87%. Abbiamo toccato il fondo su Bitcoin, questi valori non ci sono. BTC e Bitcoin quando perde perde, non è che perde il 20%. Bitcoin ha perso oggettivamente una cifra intorno al 77%, non il 90%, e di conseguenza ha più blocchi da smaltire. Litecoin, diciamo che avendo perso quasi tutto il suo valore, sta cercando di rimettersi in sesto, che comunque è una cripto che funziona bene, è una di quelle che davvero ha un suo ecosistema e in molti paesi addirittura viene usata di più che non Bitcoin e per questo è importante dargli valore. Litecoin sarà per il futuro, secondo me, tra le cripto più utilizzate per gli scambi economici e ovviamente a un certo punto dovrà un minimo livellarsi, no? Perché cioè, non si potrà più fare tra un po' di tempo più 1000 meno 1000, per questo sfruttiamo finché abbiamo l'opportunità il mercato che ci offre queste meraviglie, no? In un certo senso, ovviamente meraviglie che poi se non sono gestite bene possono anche trasformarsi in tragedie, quindi anche in questo caso qua cercate di essere razionali nella vostra operatività, per questo vi dico studiate, applicatevi e proprio su questo è per questo anzi che ho creato il primo esame per diventare trader alfa e avere un riconoscimento certificato. Alfa Trader è una proposta di Nove SRLS, la mia società per quanto riguarda la formazione online, e potete tranquillamente affrontare l'esame a un costo che fino al Black Friday sarà di 69, poi arriverà e sarà fisso a 99, escluse promozioni magari per stagionalità o comunque per certi periodi dell'anno, comunque il costo sarà questo.
come si configura l'esame. Ci sono 50 quiz, quindi 50 domande a risposta multipla, si devono svolgere in 45 minuti e si hanno 20, o meglio, abbiamo il 20% di errore. Una volta che si supera il quiz, che è una parte importante ma non fondamentale, perché io sapete che lavoro sulla praticità del mercato, quindi andiamo a fare trading pratico, andiamo a fare il test. Senza più teoria, ma semplicemente con gestione del capitale, gestione delle operazioni. Si può fare su criptovalute, perché il broker offre anche le cripto, si può fare sui mercati classici, ognuno di voi poi sceglierà quello che vuole fare. Per raggiungere il diploma è necessario fare 5 giorni di operazioni con un minimo di 10 trade e chiudere l'operatività in attivo. Chi non supererà questi 5 giorni dovrà rifare l'esame soltanto la parte pratica. Per chi dovrà rifare il test pratico, ci saranno, il test costerà €50 e riceverà poi, una volta superata la certificazione, ma dovrà attendere un mese prima di fare l'esame, anche perché se lo fai il giorno dopo potresti magari perdere altri €50 e invece è giusto anche darsi il tempo per rifarlo con una logica di approccio. Questa certificazione è una certificazione che può essere inserita nel proprio curriculum, quindi è una certificazione che ha ovviamente non ha valore legale per concorsi e per università, però ha un valore comunque personale perché ci fa, diciamo, ci permette di dire: ok, ragazzi, so fino a questo punto e so operare in questo modo. Questa è la certificazione base per entrare nel trading senza aprirsi conti e buttare i soldi. Ma è bene prima studiare, capire cosa fare. Io, a dispetto di tutte le altre associazioni e società, io sto proponendo una formazione che sia realmente sui mercati. Io ho fatto tanti corsi, ho certificazioni nazionali e internazionali, però non si è fatta pratica. Io ho necessità che chi studia con me sia capace di fare il trader, non che sia un trader sulla carta, ma che sia un trader capace di essere proprio indipendente, di muovere i passi da solo nel mercato. Poi posso scegliere se fare anche percorsi tipo consulente finanziario e quant'altro, ma bisogna avere le competenze e la pratica per investire i propri soldi in cripto, in futures, in forex, dove si vuole, ma ci serve avere competenza e più che altro pratica, non teoria e basta. Detto questo, un bel mi piace, iscriviti e scopri il percorso, c'è il link in descrizione.